Bentornati a Creando con Mari. Per questo progetto io andrò a utilizzare il Katia Degradé San, che è un cotone egiziano, quindi cotone al 100% della varietà dei colori autunno, si chiamano così. Infatti sono tutte una serie di degradato sui colori del giallo, arancione, marrone, eccetera. In 50 grammi abbiamo 115 metri. Il consiglio del produttore è di utilizzare un uncinetto del 3,5 o i ferri del 3,5 e nient'altro. Io ho scoperto che Katia non produce più il Degradé San perché ho provato ad ordinare altri gomitoli e non ce ne sono più. Io ne ho 7, quindi ho adattato questo progetto sia a un vestito che a una canottiera. Mi piace tanto, quindi proverò a fare il vestito, anche perché io farò una taglia XS. Se voi avete una taglia più grande, con 7 gomitoli non credo ce la facciate, quindi potete utilizzare però un qualunque filato e un qualunque uncinetto, perché come tutti i progetti che io cerco di realizzare è adattabile a qualunque filato e a qualunque uncinetto e soprattutto a qualunque taglia. Io vi darò le indicazioni per realizzare qualunque taglia voi abbiate, perché prenderete le misure e da quelle poi realizzerete il vestito o canotta, quello che poi preferirete fare. Allora andiamo per gradi. Innanzitutto vi ho detto il cotone che io andrò a utilizzare. Gli uncinetti ne avremo bisogno di 3, perché la svasatura del vestito la realizzeremo non aumentando i punti, bensì aumentando il numero dell'uncinetto. Io inizierò con il 3, andrò avanti con il 4 e finirò con il 4,5. Poi avremo bisogno di marcatori normali, le forbici, un ago da lana. Ora vi faccio vedere per un momento quello che andremo a realizzare e quali misure voi dovete prendere. Questo è il vestito, vedete, e questa è la variante della canotta. Io, se ce la farò con il filato, proseguirò facendo il vestito, altrimenti mi fermerò la canotta, che comunque è un bel progetto. Partiremo dalle coppe, andremo avanti con la cintura che lavoreremo in tondo e poi proseguiremo col vestito. Non abbiamo multipli, quindi per questo sarà molto facile adattare alla vostra taglia. Il progetto di per sé è davvero semplice, quindi faremo prima una coppa, poi l'altra, uniremo le coppe, poi realizzeremo la cintura e andremo avanti. Quindi le coppe dovranno essere, allora io le farò di un'altezza di circa 18,5 cm per la mia taglia, la cintura di circa 5-6 cm, il vestito di circa 41 e il fondo, che sarà una rifinitura granny, di 10. Qual è la misura importante da prendere? Oltre all'altezza dell'ascella, quindi di quanto deve essere alta la coppa per essere comode, la misura molto importante che voi dovete prendere è questa qui, che è la misura del vostro torace al di sotto del seno. Quindi misura del torace sotto il seno. Io ho circa 75 centimetri, quindi in base a questa misura voi dovrete caricare le catenelle, ma ci arriveremo con il tempo, anche perché la cosa più importante adesso è cominciare con le coppe. Iniziamo le nostre coppe caricando 16 catenelle, quindi facciamo il primo cappio sul nostro uncinetto e poi carichiamo
semplicemente 16 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 2 catenelle, contate 1, 2, 3 e nella quarta col filo, prendendo il filo sull'uncinetto, andate a fare un mezzo punto alto. Quindi nella quarta catenella dall'uncinetto, mezzo punto alto. Il mezzo punto alto si fa così: caricate il filo sull'uncinetto, entrate nella catenella, raccogliete il filo e uscite da tutte e tre le asole in una volta sola e ripercorrete tutta la catenella appena eseguita con tutti i mezzi punti alti. Ok? Quindi entro, prendo il filo ed esco da tutte e tre le asole. E rifate tutti e 16 i mezzi punti alti sulle 16 catenelle, ok? Attenzione a quando il filo, come in questo caso, non è intrecciato, tirate un po' le asole in modo tale da passare senza ingarbugliarvi, così. Fate 16 mezzi punti alti, tenendo in considerazione che il primo mezzo punto alto sono le 2 catenelle iniziali. Fate il mezzo punto alto anche nel primo punto realizzato e ora avete 16 mezzi punti alti. Il giro non finisce qui, il nostro giro finirà a questo punto, in questo modo. Ora, nella prima catenella realizzata, dopo aver fatto il 16° mezzo punto alto, ne fate altri due. Quindi nella stessa catenella entrate e uscite e fate un altro mezzo punto alto, poi entrate ancora una volta e ne fate un altro. Qua. 1, 2, 3 nella prima catenella. Ok? Sono 1, 2, 3 mezzi punti alti, quindi in totale nella fila, se volete contarli, devono essere 18. Fatto questo, fate una catenella di separazione e nella stessa catenella, però girando il lavoro così, fate altri 3 mezzi punti alti. Approfittate anche per bloccare la codina dell'inizio. Quindi 1 nello stesso punto, 2 nello stesso punto. Vedete qui, 3, e ora ripercorrete tutta la catenella, quindi entrando nello stesso punto degli altri mezzi punti alti, vedete dove c'è il filino che vi è rimasto della catenella, facendo mezzi punti alti fino alla fine. Faccio vedere, io blocco intanto la codina dell'inizio, così non la devo bloccare alla fine. Poi a un certo punto la taglierò. Ok? Vedete? In pratica stiamo ripercorrendo al contrario. Era rimasto della catenella questo filo, la utilizziamo per fare ancora un mezzo punto alto.
Ora tolgo la codina, ve lo faccio vedere meglio. Qui abbiamo il mezzo punto alto realizzato. Qui entriamo. Vedete? E facciamo il mezzo punto alto. Abbiamo la penultima catenella e qui abbiamo il primo dove c'è la catenella. Facciamo. Ora, se voi contate, dovete avere 18 e 18, quindi 36 punti in totale. Con la catenella nel centro avete 18 da una parte e 18 dall'altra. Ora, per il secondo giro cominciamo con 2 catenelle. Ok? Giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare su ogni mezzo punto alto un altro mezzo punto alto. Quindi ripercorriamo tutto il giro con un mezzo punto alto. Io ho lavorato adesso il sedicesimo punto, ora dobbiamo lavorare anche l'aumento che avevamo fatto, i due mezzi punti alti dell'aumento, altrimenti la coppa non ci viene. Quindi 16, 17, 18 e nella catenella, questa, andiamo a fare altri due mezzi punti alti, quindi un altro aumento. 1 e 2. Fatto questo, facciamo una catenella, entriamo sempre nella catenella e facciamo altri 2, 1 e 2 mezzi punti alti. Questo ci fa aumentare i punti della nostra coppa, ok? Ora dobbiamo lavorare anche questi 18 punti, quindi individuate il primo mezzo punto alto e lavoratelo. E nel frattempo magari contate per essere sicuri di aver fatto bene. Questo è il 17esimo. Attenzione quando arrivate qua. 17esimo. E nella catenella il 18esimo. Ok. E abbiamo finito il secondo giro. E ripeto, i giri non finiscono qua, ma fanno questo lavoro. Ok? Adesso il terzo giro ricomincia nello stesso modo, quindi sono tutti uguali. 2 catenelle, giro il lavoro, ripercorro, ovviamente il primo non lo lavoro perché è rappresentato dalle 2 catenelle, ripercorro tutto il lato con punti, mezzi punti alti, fino ad arrivare
all'aumento, dove nella catenella lavorerò due mezzi punti alti, una catenella e due mezzi punti alti, e continuerò dall'altro lato fino ad arrivare alla fine. Quindi ripercorriamo tutto il nostro lato di mezzi punti alti. Ci vediamo all'aumento. Anche qui siamo arrivati ai 2 punti in più che avevamo fatto nella catenella, li lavoriamo, mi raccomando, non ve li dimenticate, e nella catenella il nuovo aumento, quindi 2 mezzi punti alti, 1, 2, una catenella, 1 e 2, e di nuovo andiamo avanti lavorando i 2 punti, i mezzi punti alti dell'aumento precedente, del giro precedente, 1 e 2, e tutto il resto del giro e a mezzi punti alti. E questa è la fine del terzo giro, quindi noi ogni giro aumentiamo di 4 punti, quindi se siamo partiti con 16 nel secondo giro ne abbiamo 20, nel terzo giro ne abbiamo 24, che poi sono 2 punti da una parte e 2 dall'altra, quindi contate come meglio riuscite. Ora per il quarto giro uguale, 2 catenelle per alzare il lavoro e per girarlo. Ripercorriamo tutto il nostro lavoro con mezzo punto alto fino ad arrivare all'aumento. All'aumento, cioè nella catenella, lavoriamo 2 mezzi punti alti, una catenella e 2 mezzi punti alti, e andiamo avanti dall'altro lato. Questo fino ad arrivare alla misura di cui abbiamo bisogno. Quindi, volendo, ve lo provate. Quindi siamo arrivati all'altro aumento. Lavoriamo i 2 punti dell'aumento del giro precedente, qui c'è la catenella, vedete? La vedete? E quindi 1, 2, catenella. E 2, lavorate anche l'aumento da quest'altra parte. Ho lavorato un po' stretto, 21 e 22 nella catenella. Dopo 4 giri vediamo quanti centimetri ho 12 centimetri, quindi ovviamente devo andare avanti. Adesso io per raggiungere i miei 18 centimetri, 18 centimetri e mezzo, suppongo di dover fare altri 3-4 giri, però ve lo dirò alla fine. E di queste ne dobbiamo fare due esattamente uguali. Quando terminate la prima, tagliate il filo e poi fate la seconda. Quando terminate la seconda, vi raccomando di non tagliare il filo, perché continueremo proprio dalla seconda, continueremo il nostro lavoro e non è necessario tagliare il filo. Quindi ora voi fate le 2 catenelle, ricominciate il vostro percorso di mezzi punti bassi, alti, scusate, andando avanti fino all'aumento. E continuate fino a raggiungere la vostra misura. Fatene due esattamente uguali e ripeto, nella prima tagliate il filo, nella seconda no, e ci rivediamo a quel punto. Realizzate entrambe le coppe. Io adesso ve le ho messe al contrario, però ecco, sono qua.
Io ho fatto 10 giri per un totale di 36 punti da una parte, 36 punti dall'altra e quindi 72 punti. E la misura dell'altezza della coppa sono appunto 18 centimetri e mezzo circa. 18 e mezzo circa, e la larghezza di ogni coppa è di 16 centimetri. Questo è importante perché, come vi ricorderete, abbiamo misurato il nostro torace. In base alla misura delle due coppe insieme, sappiamo quanto ci manca per raggiungere la misura totale del nostro torace, che andremo adesso a costruire perché, appunto, come già vi dicevo, la lavorazione sarà in tondo, quindi noi dobbiamo avere la misura totale del nostro torace. Quindi 32 centimetri ci danno le coppe, poi voi farete la vostra misura, ovviamente, in base alla misura del vostro torace deciderete come proseguire. Quindi 32 centimetri ci danno le coppe, ma a me mancano 42 centimetri che andrò a realizzare con le catenelle. Ora io giro le coppe perché le aggancerò in questo modo, quindi girate le coppe, mettetele dal dritto entrambe. Nella seconda io non ho tagliato il filo come vi avevo anticipato e andrò a creare una catenella di lunghezza di 42 centimetri, che è quella la misura che mi manca per raggiungere il mio torace. Io ora farò appunto la catenella di 42 centimetri circa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho fatto 82 catenelle e dovrebbero corrispondere ai miei 42 centimetri. Senza tirare troppo la catenella, assicuratevi di metterla sul dritto perché poi la andremo ad unire all'altra coppa. La misuriamo per sicurezza. Sono anche di più, quindi io non rimango sulle mie 82 catenelle, anzi ne tolgo due perché non la voglio molto larga, la voglio giusta. Quindi 80 catenelle e sono a 42 centimetri. Fatto questo, quindi metto bene la catenella dritta. Assicuratevi di questo perché poi ci dovrete lavorare sopra. Prendete l'altra coppa, entrate nel primo punto e agganciate con un punto basso direttamente. Senza fare il punto bassissimo, fate il punto basso perché ora noi ripercorriamo tutta la coppa, tutto il lato, con un punto basso per ogni punto. Quindi entrate in ogni punto e fate un punto basso. Ok, arrivati alla fine. Dopo conterete i punti per poter fare lo stesso, per poter avere lo stesso numero di punti anche da questa parte. Vi avvicinate, verificate sempre che le catenelle siano ben distese e quindi unite l'altra coppa nel centro. Sempre con un punto basso, non è necessario il punto bassissimo perché poi andremo avanti a punti bassi. Quindi avrete il lato sul dritto, il primo punto è qui, quindi andiamo
andiamo ad entrare nella prima catenella e stringendo un pochino di più il filo, che perché poi andremo a fare una rifinitura sul décolleté, quindi non vi preoccupate, andiamo a realizzare lo stesso numero di punti nell'altra coppa. Li contiamo, io non li ho contati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Quindi il primo l'abbiamo fatto, andiamo a fare 28 punti anche da questa parte. 2, 26, 27 e 28. Lavorando con lo stesso criterio, ovviamente non vi dovrebbe essere difficile arrivare allo stesso numero di punti. Ok, fatto tutto il giro delle coppe a punto basso, ora dobbiamo ripercorrere semplicemente la catenella a punto basso. Quindi entriamo nella prima, facciamo punto basso e ripercorriamo tutta la catenella che avevamo fatto di unione tra le due coppe a punto basso. E questo ovviamente non è difficile, semplicemente lavorate a punto basso tutte le catenelle che avete realizzato. Arrivata al punto di unione, vedete, abbiamo lavorato a punto basso tutto la cintura, tutte le catenelle che avevamo fatto. Siamo arrivati all'unione, vedete qui, della coppa. Entriamo, facciamo un punto basso, non un punto bassissimo, e qui mettiamo un marcatore che ci segna il nostro primo punto del giro. Ok, prendo un altro perché questo si apre. Mettiamo un marcatore e facciamo un altro giro di punti bassi, quindi un secondo giro di punti bassi, e poi cominceremo il punto fantasia per la cintura, che vi farò vedere, che quello sarà da ripetere per appunto i 5 o 7 centimetri o 10 centimetri in base al vostro gusto personale. Fatto anche il secondo giro di punti bassi, togliamo il marcapunti, e questo ci serve per lavorare in spirale, perché non andremo mai a chiudere il giro, ma semplicemente ci segneremo il punto iniziale, che è questo, e andremo a lavorare il punto iniziale. Quindi cominciamo il punto fantasia dal primo punto e lo lavoriamo a punto basso, marcandolo sempre come primo punto del giro. Ok, e come secondo punto andiamo a prendere il filo sull'uncinetto ed invece che di entrare nel punto entriamo al di sotto qui. Questo sarebbe l'ingresso del punto, invece noi entriamo al di sotto qui. Vedete? Questo è il nostro punto, spero che si veda, prova ad avvicinarlo alla telecamera. Questo è il nostro punto. Dovremmo entrare qua.
ma entriamo nel giro precedente. Entriamo, tiriamo fuori il filo e realizziamo un mezzo punto alto. Ok? Attenzione. Ok. Fatto questo, il prossimo punto lo lavoriamo a punto basso. Punto successivo, filo sull'uncinetto, questo sarebbe il punto da lavorare, invece entriamo nel giro precedente. Tiriamo fuori il filo, mezzo punto alto. Punto successivo, punto basso. Filo sull'uncinetto, questo sarebbe il punto da lavorare. Entriamo nel giro precedente, mezzo punto alto. Prossimo punto, punto basso. Prossimo punto, filo sull'uncinetto, questo sarebbe il punto da lavorare, noi entriamo, lo seguiamo, semplicemente seguiamo i due fili, vedete, del punto ed entriamo nel giro precedente. Tiro fuori il filo dall'uncinetto, scusate, dal punto e lavoro il mezzo punto alto. Okay, prossimo punto, punto basso. Quindi alterniamo il punto basso con il mezzo punto alto entrando nel giro precedente. Quindi questo è il punto che dobbiamo lavorare adesso. Lo seguiamo ed entriamo nel giro precedente. Vedete? Mezzo punto alto. Punto basso. Filo sull'uncinetto, questo è il punto. Mezzo punto alto. Punto basso. Filo sull'uncinetto, seguiamo il punto ed entriamo nel giro precedente. Tiro fuori il filo, mezzo punto alto. Lo faccio vedere ancora un pochino e proseguiamo tutto il giro nello stesso modo. Vedete, questo è il punto, dovremmo entrare qui, ma noi seguiamo il punto ed entriamo sotto. Ora punto basso. L'effetto di questo punto quando andremo a fare i nostri 5 centimetri è davvero bello. Quindi il punto successivo è questo, seguiamolo. Mezzo punto alto. Punto basso. Ed è tutto così, un'alternanza di punto basso e mezzo punto alto preso nel giro precedente. Andate avanti così fino alla fine e ci vediamo poi perché questo punto praticamente è un'alternanza. Nel prossimo giro, dove abbiamo fatto i punti bassi, andremo a fare il mezzo punto alto preso nel giro precedente. Dove abbiamo fatto i punti, mezzi punti alti, andremo a fare i punti bassi, ma ve lo farò vedere. Quindi ora abbiamo fatto il punto basso, andiamo a fare il mezzo punto alto e continuate così per tutto il giro. Arrivata alla fine, io ho finito con il punto basso e ora devo ricominciare. E avevo cominciato con il punto basso con il mezzo punto alto. Quindi tolgo il marcatore, individuo il punto,
che è qui. Quindi, come abbiamo fatto fino adesso, ripercorriamo il punto e andiamo a fare il punto iniziale. Rimettiamo il marcatore per sapere sempre qual è il nostro primo punto. Non ve lo dimenticate perché stiamo lavorando in spirale, a spirale. E ora vedete, qui abbiamo il mezzo punto alto. Adesso sarà più facile anche individuare come dovete lavorare. Andate a fare il punto basso e riprendete. Ora filo sull'uncinetto, qui c'è il punto basso, si vede benissimo, ripercorro, vado sotto, quindi nel giro precedente, e faccio il mezzo punto alto. Ok, qui lo vedete, c'è il mezzo punto alto, entrate, fate il punto basso. Dove c'è il punto basso, entrate sotto, quindi nel giro precedente fate il mezzo punto alto e andate avanti così per tutti i giri, un'alternanza di mezzi punti alti presi nel giro precedente e punti bassi normali. Vedete? Questo lo fate per tutti i giri necessari ad arrivare alla misura che desiderate. Ripeto, io mi orienterò sui 6-7 centimetri, ma poi man mano che il lavoro cresce e lo provo, deciderò se andare avanti un po' di più o un po' di meno in base anche al gusto personale. Non c'è una regola generale, si può anche allungare di 20 centimetri, poi dipende uno come gli piace. Questo ho preso male, ok. Quindi qua vedete, si vede benissimo il punto. Questo è il mezzo punto alto preso nel giro sotto, quindi qui senz'altro dovrò fare il punto basso. Invece qua che c'è il punto basso, vado a fare prendendolo sotto il mezzo punto alto. E vado avanti così e adesso ne faccio qualcuno in più e vi faccio vedere l'effetto che fa questo punto una volta realizzati almeno due giri. Vedete? Questo è l'effetto del punto. Andate avanti per un po' di centimetri e ci vediamo. Ricordatevi sempre di mettere il marcatore sul primo punto del giro, perché tutto il vestito lo andremo a lavorare a spirale e chiuderemo proprio alla fine, in modo tale che non avremo nessun tipo né di cucitura né di segno di inizio e fine lavoro. Ci rivediamo quando abbiamo finito la nostra cintura. Finita la mia fascia. Io l'ho fatta di circa 6 centimetri e mezzo, misuriamola insieme. Ok, 6 centimetri e mezzo, quasi 7. Mi piace così, la lascio così. Sono arrivata alla fine del giro, vedete dove ho il mio marcatore, dove è il primo punto del giro successivo, quindi tolgo il marcatore e pareggio la fascia, chiudo con un punto bassissimo. A questo punto inizio il nuovo lavoro che adesso prosegue semplicemente a punto alto, quindi tutto il vestito sarà fatto a punto alto. E se vi ricordate all'inizio vi avevo detto che cambieremo uncinetto per dare la svasatura, ma non la cambieremo subito. Adesso continueremo a lavorare a punto alto per un tot di giri e dopo cominceremo la svasatura cambiando uncinetto. Quindi a questo punto io per non avere l'effetto ottico, anche se con il filato così variegato non si vedrà più di tanto, andrò a fare un finto punto alto con i due punti bassi uno sopra l'altro. Quindi dove ho chiuso col punto bassissimo, rientro, faccio un punto basso morbido, rientro
nel punto basso, praticamente qui abbiamo il punto basso è composto da questi due fili, nel filo esterno sinistro rientro e faccio un altro punto basso, sempre morbido, e questo è il mio primo punto del giro. Lo marco e semplicemente adesso inizio a lavorare tutti i punti a punto alto, semplicemente. Con l'uncinetto numero 3, sempre con l'uncinetto numero 3. Il cambio dell'uncinetto io lo farò dopo aver lavorato circa una decina di centimetri con l'uncinetto numero 3. Semplicemente faccio tutto il giro. Quando arrivate al marcatore, vi faccio vedere come proseguire a spirale. Ho lavorato l'ultimo punto, ho già tolto il mio marcatore ed ora invece di chiudere il lavoro come dovrei fare con il punto bassissimo, semplicemente filo sull'uncinetto, entro nel punto e faccio un punto. E metto un marcatore perché nel prossimo giro già comincerà a non vedersi più l'inizio del lavoro e vado avanti. Questo tipo di lavorazione a spirale ci permette di non avere nessun segno di cucitura di inizio e fine lavoro, quindi non ci sarà il problema se si vede o non si vede, perché soprattutto con il punto alto spesso c'è il problema della cucitura che tende a girarsi. Quindi lavorando a spirale questo problema non c'è. E ripeto, io ora lavorerò una decina di centimetri a punto alto con il numero 3, poi cambierò al numero 4, cambierò semplicemente uncinetto. Per altri circa 15 centimetri, quindi farò 25 centimetri. Poi per proseguire, arrivare ai miei 40 centimetri, userò il 4 e mezzo. E poi c'è tutta la finitura fi che abbiamo nella fine della gonna a granny, che vedremo come realizzare anche quella. Per il momento vi lascio finire il corpo del vestito, quindi ricordatevi. Una decina di centimetri cambiate al numero successivo rispetto all'uncinetto che state utilizzando, quindi state utilizzando il 3 fate il 4, se state utilizzando il 3,5 utilizzate il 4,5 e via dicendo. Dopo altri 15 centimetri, quindi siete quasi a 25 centimetri più o meno, per gli altri 20 o 15 in base alla lunghezza che voi avete scelto per il vostro vestito, utilizzate un mezzo numero superiore. Questo vi darà al vestito la svasatura finale e ci vediamo alla fine del corpo del vestito. Arrivata al mio ultimo giro del vestito, ora devo terminare la mia lavorazione a spirale, quindi dal punto alto passo a fare due, praticamente vi spiego, ho lasciato 4 punti dalla fine, quindi ora questi 2 punti li faccio a mezza maglia alta in modo da abbassare un po' il lavoro, uno e due. Quindi passo il filo dalle 3 asole. Ora questi altri 2 punti li faccio a punto basso, uno e 2, e l'ultimo semplicemente lo faccio a punto bassissimo. Non vi preoccupate che il lavoro venga definito, quindi non c'è bisogno di lavorare con ago e filo nell'ultimo punto, perché poi andremo ad attaccare la lavorazione granny. Quindi ora io semplicemente faccio un nodino, taglio il filo, non mi taglia più le forbici. Ok, taglio il filo e chiudo il lavoro, semplicemente. Poi io andrò a bloccare questo nodo con la lavorazione granny. E questo è il mio vestito.
vi dico che senza tirarlo, senza stirarlo, appena fatto, misura, comprendendo anche la cintura, circa 40 centimetri. Senza cintura siamo nell'ordine dei 32-33 centimetri. Sì, perfetto. Adesso quello che dobbiamo fare, quello che ci resta da fare sono i granny, attaccare i granny tra di loro e poi unirli alla parte della lavorazione in fondo. Questo lo fate se vi piace il lavoro in questo modo, altrimenti potete semplicemente o chiudere con un punto gambero, con un punto basso, fare una rifinitura come preferite voi, con dei ventaglietti, quello che vi piace di più. Potete usare un bordo che preferite. Io ho deciso di seguire questo schema e continuerò in questo modo. Come vedete, cambiando l'uncinetto, io qui ho marcato il punto dove ho cambiato dal 3 al 4, vedete, e si nota, e dove poi ho cambiato al 4 e mezzo ed è venuto svasato. Ci manca da rifinire la parte della schiena, delle coppe, e fare le bretelle. Quindi ora vi farò vedere come fare i granny e come unirli tra di loro. Andiamo ora a rifinire la parte superiore e faremo anche le bretelle. Quindi siamo arrivati praticamente alle rifiniture finali. Quindi io ho già marcato il punto dove andrò ad iniziare. Marcatelo, anche se è semplice da individuare perché appunto è l'inizio della coppa, è sempre meglio avere un riferimento in più. Prendete il vostro filo, entrate nel punto che avete marcato con l'uncinetto 3,5, ovviamente, perché del 3, scusate, perché qui abbiamo lavorato con il 3. Quindi prendete l'uncinetto adatto. Se voi avete lavorato con il 4 o con il 2,5, prendete l'uncinetto adeguato. Quindi fate sempre la vostra catenella con entrambe le codine. E ora ripasseremo tutta la parte del bordo della schiena a punto basso, facendo 4 diminuzioni. Questo perché? Perché questa parte qui tende ad allargarsi, quindi noi distribuiremo 4 diminuzioni come preferite al largo del lavoro. Quindi entrate in ogni punto, lavorate a punto basso tutto, e a un certo punto farete, entrate in un punto, entrate in un altro e chiudete tutte e tre le asole. Avete fatto la prima diminuzione, poi fate altri punti bassi. Non vi do un'indicazione precisa di come gestire queste diminuzioni perché non è necessario, nel senso che non è soltanto per accorciare un po' la parte che avvolge la vostra schiena perché sia più comodo il lavoro. Quindi io distribuirò, cercando di fare in maniera un po' regolare queste diminuzioni, ma senza dargli troppo importanza. Quindi ho già bloccato abbastanza la codina, ora la tolgo altrimenti mi dà fastidio, e ora faccio un'altra diminuzione. Se vi è venuto un pochino largo, potete anche farne 6 di diminuzioni, 5, insomma, regolatevi voi. Adesso non avete una regola. Se invece vi è venuto stretto, potete anche non farle queste diminuzioni. Io le farò perché comunque la parte di sopra la preferisco un pochino più stretta. Facciamo un'altra diminuzione, probabilmente io ne farò 6, non ne farò 4, ma ne farò 6, perché ho notato che provandolo la parte superiore tende ad allargarsi, quindi
preferisco averla un pochino più stretta, essendo io piccolina di torace e di seno, ahimè. Preferisco avere una vestibilità più precisa, ecco, diciamo così. Arrivati qui, facciamo il punto e poi una catenella di circa 100 catenelle, 102 catenelle, 101, 2. Entriamo poi nel secondo punto dall'uncinetto e ritorniamo indietro ripassando tutta la catenella a punto basso per fare il nostro cordino. Che poi, volendo, potete farlo anche a punto bassissimo, come andate meglio. Magari a punto bassissimo viene anche meglio. Proviamo. Quindi siamo arrivati qua. Io penso di sì, perché considerate che questa cordina, quindi questa bretella deve essere poi annodata. Quindi, secondo me, con il punto bassissimo, anche se è più brigoso da fare, più antipatico anche, la cordicina viene più comoda, più utile. Quindi entriamo. E facciamo dei punti bassissimi in tutti i punti, quindi 101 punti bassissimi. Ok, e andiamo e facciamo la prima. Proseguite così per tutta la cordicella. Quando poi arrivate all'inizio della cordicella, realizzate un altro punto basso esattamente dove avevate realizzato questo, quindi nel foro della catenella fate un altro punto basso e andate avanti continuando i punti bassi, continuando fino ad arrivare a questo punto e vi farò vedere come continuare. Quindi ovviamente quando arrivate qui, quando arrivate nella scollatura, vi farò vedere come fare e poi potete andare avanti da sole. Arrivate alla fine del cordoncino, come vi dicevo, rientrate nello spazio della catenella, rifate il punto basso, ok? E ripartite facendo i punti bassi anche dall'altra parte. Ok, e questo vedete il nostro cordoncino.
andiamo avanti fino alla scollatura. Arrivati alla scollatura, facciamo il punto che abbiamo qui, guardiamolo bene, è questo. Il punto che abbiamo in basso, saltiamo questo, andiamo direttamente nell'altro e andiamo avanti. Qui c'è l'altro e abbiamo eguagliato la scollatura e continuiamo l'altra coppa nello stesso modo. Quindi arrivati allo spazio di una catenella, facciamo il cordoncino di 101 catenelle e poi 100 punti bassissimi. Ci riagganciamo sempre nello spazio di una catenella quando torniamo indietro con i punti bassissimi col punto basso e andiamo avanti fino ad arrivare al marcatore dove continueremo la nostra rifinitura perché non è finita qui. Arrivati al marcatore, togliamo il marcatore e nel primo punto basso realizzato entriamo e facciamo un punto bassissimo. Ok, a questo punto il prossimo giro facciamo dei punti bassissimi in costa retro. Ok, è la nostra ultima finitura del bordo. Semplicemente entriamo nella costa dietro, quindi più lontana da noi, e facciamo dei punti bassissimi. Andiamo ulteriormente a definire il bordo del nostro vestito nella schiena. Anche questo potete farlo, come no. Questo lo facciamo fino a questo bordo qui. Qui inizieremo un altro tipo di lavorazione. Quindi continuate fino a quel punto, fino praticamente all'inizio della prima coppa. E vi faccio vedere come andare avanti. Arrivati alla coppa, facciamo un punto bassissimo normale, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo un punto di base e nel successivo un altro punto bassissimo, in questo modo. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo un punto di base, nel successivo un punto bassissimo e avanti 1, 2, 3 catenelle, saltiamo un punto, punto bassissimo, nel successivo 3 catenelle, saltiamo un punto bassissimo nel punto successivo. Vedete, viene questo tipo di bordino, quindi 1, 2, 3 catenelle, tutto così, saltiamo un punto bassissimo, 1, 2, 3, saltiamo un punto bassissimo, fino ad arrivare alla prima cordicella che vi farò vedere come saltarla. Siamo arrivati al punto dove abbiamo la cordicella. Semplicemente facciamo il punto bassissimo, le 3 catenelle, saltiamo il punto e saltando anche la corda, quindi la ce la passiamo dietro, andiamo esattamente qua. Vedete, qui abbiamo saltato un punto. Saltiamo un punto anche qui e andiamo nel successivo facendo un punto bassissimo, vedete?
Semplicemente li siamo passati dietro, quindi continuiamo. 1, 2, 3. Saltiamo un punto, punto bassissimo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Saltiamo un punto, punto bassissimo. Vedete? Volendo, questo può fare, dopo come più ti piace, potete passare la cordicella nel centro, passarlo avanti, vedete? E vi rimane esattamente uguale. Come preferite, lo passate avanti o dietro, il risultato è lo stesso. Quindi 1, 2, 3, saltiamo un punto, punto bassissimo. 1, 2, 3 ed è tutto uguale. Arrivata alla fine, faccio le ultime 3 catenelle, mi aggancio al primo punto bassissimo fatto e ho finito il mio lavoro. Che poi in realtà preferisco entrare con ago e filo, quindi semplicemente taglio il filo voi fate come siete abituati a fare, eh? Senza nessun problema, però volendo che rimanga ben definito, io semplicemente questo ultimo punto entro in questo modo. E lo blocco. Vedete? Rimane semplicemente l'archetto come da questa parte. Ora lo blocchiamo, lo facciamo passare in un pochino di punti di lavoro. Io cerco di farlo proprio incastrare bene. Ok, e taglio. Ed ecco che il mio lavoro, la mia parte sopra è terminata. Guardate che bellina. Ovviamente facendo anche il punto a rilievo, il punto bassissimo a rilievo, vedete come si è arricciato e quindi già rimane abbastanza stretto da non cadervi. Ok? Quindi il filo elastico rimane a vostra discrezione.